Ok, tracce nitidissime, devo dire, meno male. Almeno è una cosa facile, diciamo che questo strumento poi alla fine si sta rivelando veramente interessante. Attenzione di qua, Aloy, a destra, stiamo a fare un casino. Ok, non c'è nessuno, qui possiamo raccogliere, no, siamo pieni, le tracce continuano di qua sul sentiero. Io vorrei sapere quanto è lontano. Questo dovrebbe essere la macchina che portava la lancia. Bene. Somigliano tutti ad animali queste macchine e mi fanno ricordare molto, forse l'ho già detto, non mi ricordo, sapete che la mia memoria, così come il senso dell'orientamento, sono pessimi, ma mi ricordano molto Transformers. Quindi dovevo dire la cavolata del momento anche in questo Le episodio. tracce finiscono qui. Sì. Avrà attraversato il fiume. È Sì, meglio controllare signora. dall'altra parte. Aspetta un attimo, prima raccogliamo robe. E dai, eh. Ah, nel mio girellare così alla ricerca di materiali, mentre non registravo, ho ampliato anche la sacca delle risorse in modo che possiamo contenere, cioè raccogliere più roba, ci va più roba dentro. Non andrà. Questo attacco silenzioso è fantastico, lo uso molto spesso nelle mie scorribande. Ok, allora ha detto che forse ha attraversato il fiume, vediamo. Attenzione. C'è una vedetta di là. Pianino, Aloy, pianino. Pianino, che queste sono maledette. Sembra che stanno lontano e non te vedono. E non te sentono, invece te sentono. Raccogliamo l'erbetta che ci serve. Allora, stiamo andando bene? Tanto per capire. Sì, evidenzia traccia. Damose con leggiadria. Attenzione, attenzione. Vai. Attenzione, una vedetta, c'è una vedetta a destra, speriamo che non ci senta. Cerco di andare veloce in leggiadria, ma questo queste scivolate sono fantastiche. Ma ha visto? Eccola là, ma ha visto, ma ha visto. Riusciamo a prendere questa roba, sì. La attacco corpo a corpo. Bellissima roba. Attenzione, ce n'è un'altra, ce n'è un'altra. Via. Attacco corpo a corpo. Ancora. Grandissima Aloy. Grandissima. Inutile stare a perdere tempo, a far perdere le tracce, nascondersi e sprecare Neve frecce. bianca come ossa. Che immagine cupa. No, ma dove sarebbe la neve bianca come ossa? Sì, ce n'è, ma pochissima. Voglio dire, non è che sei sommersa dalla neve. Posso dire? Allora, attiviamo anche questo falò. Come in Dark Souls, così ci svela un'altra porzione di mappa. Beh, insomma. Va bene, continuiamo. Allora siamo alla ricerca della lancia di Arana. Della nostra Arana, eccolo là. Attenzione. Ok, spazzino, macchina ostile, va bene. Con calma, Aloy, con calma. Ma ce l'ha quello? Eccolo, prendiamo la lancia. Dove sta? Ci dobbiamo arrampicare? Dai, ok. Se vado di qua, ci vado di sopra? Proviamo. Sti spazzini come so? Come il segodonte? Cioè, meglio stai alla larga, tipo. Allora, vediamo. Spazzino è impegnato. Abbiamo anche una vedetta. Attenzione, attenzione. Nessuno ci ha visto, porca No, vita. e dai! No. Capuzzola.
No, aspetta, aspetta. Ancora. Che puzzola. Curati, curati. Non abbiamo fatto stealth. Molto male, questo è molto male. Aspetta un attimo. E sette, saluto Core. Non vedo una ceppa. Andiamoci, via, via, via. Cioè abbiamo svegliato mezzo mondo, porca puzza. Mettiti qua, zitta, zitta. Oh, è morto. Se non stessero cercando me sarebbe affascinante. Mo l'abbiamo allarmati tutti, porca puzzola, come si fa? Speriamo che gli passa. niente, allora. Tutte le vedette, ma me sa anche lo spazzino, esatto. Cioè, quella poi è quasi morta, incredibile. No, vaffanova. Che puzzola. Attenzione. Vengi qui, guardi, vengi qui. Bene, se ne stanno andando. Ma come se ne stanno andando? Ma io volevo che si avvicinassero veramente. Vengi qui, vengi. Facciamo una cosa stealth. Come doveva essere fin dall'inizio, tra le altre cose, però non c'è avvenuta. Ben andate, porca puzzola. Se ne vanno? Pare di no. A volte ritornano, attenzione. Ce l'abbiamo sulla cavessa, attenzione, attenzione. Se venissero giù a me non le faccio fare una volta. Vediamo. Allora, o venite giù o ve ne andate, cioè due sole cose. Non è che potremmo stare qua un anno. Non ci viene sto maledetto. Non viene. Riesco ancora. Grandissima Loi, grandissima. Un'arma notevole. Arana sarà felice di riaverla. Bene. Abbiamo presa. Era proprio lui. Era allora Damose senza che andiamo di sopra, vero? No, Damose. Che ci sta andando a ricorrere? State buoni, eh? Ci hanno visto. Vabbè, ma noi abbiamo preso quello che dovevamo prendere. Quindi guardi, noi ce ne andiamo. Allora, dobbiamo tornare da Arana, giusto? Abbiamo anche un punticino da assegnarci. Allora, dobbiamo tornare da Arana qui e attivare anche questa missione. Vediamo. Allora, Arana sta qua. E dove me lo do? Qua? Vediamo un po'. Esatto, dai. Allora, in teoria dovremmo tornare dove stava il padre, giusto? Credo. Sarà d'aiuto.
molto d'aiuto, visto che abbiamo consumato, vero? Abbiamo consumato. Allora, manca poco, ci ammazzano. Ma è andata bene, è andata bene. Devo dire che è andata molto bene. Non ci lamentiamo. No, stiamo andando nella direzione sbagliata. Porca puzzola, attraversiamo di qua. Torniamo proprio indietro. Da questa parte, un mezzo per cortesia, un carretto, che ne so. Non si può avere in carretto. Coniglio, attenzione, ci è sfuggito. Ah, ah, ah. La sacca dei materiali l'ho fatta più grande, l'ho modificata perché già cominciava a non andarmici più una ceppa dentro, era piena. E quindi sono stata costretta. Ok, stiamo andando benissimo. Non so, un carrettino, un cavallo, ma anche un asino, mi accontenterei pure di un asino. Intanto... Tantino a colazione. Oddio. Aspetta. Olè. Aspetta, c'è qualche altra cosa? Sì. Sì, medicine. Medicine ci servono, abbiamo usate. Vai con leggiatria, Loilla. Grandissima. Allora. Vediamo un po'. Sto andando bene sto giro. Sì. Passiamo al ponte, anche questo con tutte le corde. Attenzione, è andato via. Porca puzzola. Vada, vada. Qui ci potrebbe essere anche qualche vedetta, eh? Vi faccio vedere il colpo silenzioso. Mi dà una soddisfazione sto colpo silenzioso che voi manco lo immaginate, è vero Aloy? Chi lo crede? Quando non c'è becca la vedetta. Ecco, ha le ciappette, non sono io che miro le ciappette, ma è Aloy che mi dà le ciappette, quindi non vi so dire come mai, ma evidentemente per lei è il punto ideale dove colpire, quindi io chi sono per impedirglielo? La... Sto un po' cazzeggiando. Allora, riprendiamo un attimino il cammino. Ok. Oh, vada, aspetta, qua. Sì, siamo sulla retta via. Ogni tanto mi perdo. Per un vecchio rimedio. Vedi, quello che cos'è? Uno spazzino. Attenzione, uno spazzino quello. Lo vorrei fare fuori, scusate, perdo un po' di tempo. Vedo lo spazzino. Perché non mi dà? Non mi fa fare? No. Ah, ecco. Vabbè, non è che mi ha dato niente di speciale. Comunque, vabbè. Zitto, tu, zitto, 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 zitto. 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 Adesso muoio. Vabbè, damo se va, ho capito. Damo se non è il caso. Non è il caso, allora non è il caso. Via. Via. Come se non ci fosse un domani, scappa. Ce ne abbiamo tre dietro. Attenzione, attenzione, siamo... Stiamo allarmando tutti, porca puzzola. Vediamo un po'. Adesso andiamo, non si salta qua. Provo a nascondermi. Visto sto maledetto. E moriti, eh. Dai, no. Mi hai pure inseguito per morire. No, no, voi siete buoni, non siete quelli che scappano voi. Dai, mi scappo. Te secco, te secco. Ok. Allora, dovrebbero stare qui la rana e il papà. Mi ricordo il campo qui. Ed eccoli, Arana e il papà, grandissimi. Va riportato la lancia, tiè. Prima mi hai riportato Arana e ora mi riporti anche la nostra lancia. Quando ho pensato di chiederti aiuto, non ero certo che mi avresti risposto. Ti ringrazio.
Anch'io. Sono così felice di riavere la lancia. Tua madre ha fatto un ottimo lavoro. È di fattura eccezionale. Io non sarò mai bravo come lei, ma mi ha insegnato qualche trucchetto. Sarei felice di vedere la tua lancia. Grazie. Mi sembra che ci tenessi molto. Mi dispiace per te. Beh, grazie a te ho ancora la sua lancia per ricordarla. Non dovevi aiutarci, ma l'hai fatto. Lei ti avrebbe ammirato. Grazie, Aloy, per tutto. Beh, almeno c'è gente riconoscente. Ben fatto, Aloy, ben fatto. Allora, abbiamo un punto da mettere, vediamo. Creazione, inventario. Arco da caccia. Rimuovi, no? No, che rimuovi? Lancia trappola, bene, questo è quello che abbiamo noi. Allora, abbiamo un punticino da mettere. Il tempo rallenta mentre miri durante un salto o una scivolata. Io non so, veramente. Tosta. Colpo critico per un attacco potente contro i nemici a terra. Oppure gli attacchi leggeri con la lancia hanno maggiore probabilità di rimuovere la corazza dei componenti. In realtà io uso sempre l'attacco pesante, quindi l'attacco leggero non lo uso mai, però prenderei questa. Colpo critico a terra. Ok. Detto questo, io andrei adesso dalla nostra grata, dalla grata. Andrei dalla grata e che credo sia di là, di qua, non saprei. Allora, mi raccomando, in realtà dovresti tirarvi su e andarvene da qua. Che state a fare? Vabbè. Noi sediamo, Noi sediamo, andiamo dalla grata. Speriamo di avere carne a sufficienza, perché ci ho chiesto la carne, ma non saprei se effettivamente però. Ok. Tutto a piedi pure qua. Incredibile. Bellissimi paesaggi, per carità, percorsi straordinari, tutti immersi nella natura, quindi molto immersivi. Sa che sono qui. Ma chi? Oh porca. Ma scusi, Dai. È morto. No, è morto. Io ancora colpivo. Qui c'è un altro compagno. Non me l'ha accorta. Venivo su con leggiadria e non c'eravamo accorte che c'erano dei corsieri. Vabbè. In genere poi questi scappano, ho capito. Con noi invece non scappano. Bah. Salve! Ma questa dorme in capanna? Ma fatemi capire. Mani mortacci, stracci, guarda, salve. Ma che è una strega? Salve, parla con Grata. Salve, Grata. Oh, madre. Dopo il mio esilio, non ho forse la stessa costanza di un fiume? Non sono rimasta salda come la roccia? Mostrami la tua grazia, madre, e occupati di me ancora una volta. Buone notizie, Grata. Anche oggi la madre ti ha portato i conigli. Oh, madre, la tua voce crepita come un tuono lontano. Odo i canti di dolore, madre. Mi unirei agli appelli, ma ho lasciato grani della preghiera sul belvedere orientale. Questo è ciò che temo. Aspettami al tuo campo, Grata. Vedrò cosa posso fare. Quindi ci ha detto. Ha rimosso 5 carne, 5 carne grasso, 5 conosco. Quindi la carne gli è piaciuta. E che dobbiamo fare? Non ho capito. Allora, vecchia magia. Vabbè, questo. Raggiungi la cima del belvedere. Che sarebbe qua. Quindi torniamo indietro. E no, scusi, Grata, Comunque bel panorama, cioè, posso dire. Ma lei parla con la madre, ma in realtà parla con Aloy, dica la verità.
Comunque io le consiglierei una casa come si deve, eh? No, che vive sul cucuzzolo della montagna, posso dire? Vabbè. Allora, ce la dobbiamo rifare tutta giù e poi a sinistra, se non sbaglio. Oh, si scende. Dai, ancora? Illa. Dai, fantastica. No, ci voleva però un tipo un trampolino che ci facesse poi rotolare giù meglio, ma non c'è, ahimè. Allora, dovrebbe essere di qua, giusto? Oh yes. Dritto per dritto di qua, Aloy. Facciamo attenzione perché noi ce ne andiamo tanto con leggiadria qui su ste vie, ma in realtà ci possono essere nemici a destra e a sinistra, anche davanti. Attenzione, attenzione. Non c'è una ceppa di nessuno, mi pare. Meglio per noi? Meglio per noi. Ruscello. Ti dico che mi hanno detto che devo cacciare anche i pesci, eh. Io te lo dico, Aloy, poi. Ma stiamo andando bene. Raggiunge... Ah, no. Ah, sì. Allora adesso da qui... Da qui andiamo di qua, giusto? Vediamo. Esatto, ok. Stavamo andando da Rosta allora noi. Raggiungi la cima del Belvedere, va bene. Ah, un cinghiale, un cinghiale. Vengi qui. Sì, ma lei si arrampica, io non posso, Scusa, lasci fare. Aia, c'è una sentinella. C'è una vedetta. C'è una vedetta, Aloy. Me lo tengo per dopo. Sì, ti ho tolto per dopo, ti ho tolto per quando vogliare. Il sentiero degli audaci sulle rocce è vicino. Venghi, venghi qui, venghi, cara, venghi. Là. Non mi ha sentito né visto quella. Potente. Ok, si sono allarmate. Adesso questo tocca farle fuori tutte e due, allora, non posso permettersi di rovinare la caccia. Questa che ci ha visto è una cosa straordinaria. Ci vede? Guardi, siamo qua. Fantastica! Aloy, sei letale, letale. Dai, è così. Damosi di qua. La strada sarà anche devota, ma servono braccia forti per raggiungere velocemente il Belvedere. Che vuol dire? Ah, porca puzzola, ma io qui casco di sotto, sono sicura. Capirai, ci faccio abbonamento. Pianino, 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 no, illa. Oh, madonna. Ok, adesso. Giallo, giallo, giallo. Di qua. Mamma mia come si arrampica. Para para come Nathan Drake. Ok, adesso giallo qua, vai. Non sempre giallo però, a volte devi, ecco, vedi, qua per esempio è sul muro, eh? E confondono, si confondono di là. Grandissima, sopra, sopra, a destra. Dai. Oh, mo qua. Muro. Mamma mia. Fantastico. No, dove stiamo andando? Scusate, eh. Non ho capito. Dobbiamo andare su o giù? Su, su, su. Destra, destra, destra. Dai. Fantastico. Adesso? Tutta sta fatica per riscendere. Ma non si poteva prendere un'altra parte? Da là, per esempio? No, beh. Allora, mi raccomando, cioè io salto e clicco su X, vai! Ok. Ok, sembra promettente. Grani della preghiera di Grata, ah, dai, I grani di Grata. Ora capisco perché viene a pregare qui. Si affaccia su veglia della madre. Non so che cosa mi dà più fastidio. Che mi ignori o che con tutti i suoi discorsi alla madre non si senta mai sola.
Ma fantastico, madonna. È fantastico. Allora, c'è scritto Gala, dichiariamoci. Oh, a porca. Pensavo che facesse il salto della fede, sembrava quasi. Ci possiamo lanciare da qui? Dunque, dobbiamo tornare da Grada, giusto? Beh, io scendo da qua, oh. Là. Mamma mia. Ha rotto la roccia. Incredibile sta ragazza. Dai, vai. Allora, dovrebbe essere di qua. Attenzione. Via. Damose, damose. Non te li filà, non te li filà. Damose. Ci hanno visto. Vabbè. Fate finta di niente, tanto noi adesso andiamo lì su per la montagna, guardi. Andiamo da nonna. No, non mi stavo a confondere con Resident Evil. Stavo a dire nonna Belarda. Stiamo andando da nonna Greta, potremmo dire. Insomma, voglio dire, la nonnina della montagna. Di qua. Un ascensore, non so, una scala mobile. Non ci farebbe comodo. È vero? Allora, però tu sei abituata, perché è da piccolina che bazzichi questi posti, giusto? Dobbiamo ancora capire come... Ah, attenzione, attenzione, facciamo lo sbaglio di prima. Allora, c'è solo lui? Pare di... No, due. Però questo lo possiamo fare fuori. Senza allarmare gli altri. Che tiene in cappesta? Ancora non l'ho capito. Comunque, vabbè. Grazie carissimo, Noi sediamo da nonna Belarda. E da nonna Greta. Da sola con la madre, come sempre del resto. Vabbè, ma la madre sarebbe quella? Vabbè. Grata poi, no Greta, vaffanculo. Ecco i grani della preghiera, Grata. Ora hai quello che ti serve. Oh madre, ogni mattina vedo le tue lacrime di gioia imperlare le foglie. Gioia per la bellezza del tuo creato. Guarda ora come piango di gratitudine per te. Quindi piangi per lei ma ti rifiuti di parlarmi? Bene, scommetto che sei la migliore marginata. Grata, potrei non farmi vedere per un po'. Prenderò parte alla prova e non sono sicura di cosa accadrà dopo. Oh madre, ti ringrazio per la tua grande gentilezza. Quando arriverà la prova, nella tua enorme saggezza, favorisci un audace dal cuore generoso. Io credo di capire cosa intendi. Addio, Greta, per ora. Oh, madre. Non ho capito niente. Ascoltami di quello che dice sta Greta. Mentre conto i miei anni di devozione con questi grani. Vabbè, allora noi andiamo, Lascia che ti sussurri come il tuo soave sussurro giunge nel fruscio dell'erba. Sì, io le consiglierei una casa comunque, glielo ripeto, Poi oh, faccio madre. A lei. Vedi come i grandi... Allora, a questo punto noi andiamo verso la nostra missione principale, che è parla con Rost. Non c'è bisogno neanche di mettere il segnalino, perché tanto la strada è questa. E quindi andiamo in leggiadria da Rost, scivolando, attenzione. No, questa scivolata. Devo impararmi a scivolare e mirare al rallentatore. Se prenderò quella abilità, dovrò per forza. Quindi è di qua, giusto? Oh yes. Damose in leggiadria, Lloyd. Damose. Andamose dritti dritti da Rost.